Dopo le 10 di sera incominciò a cadere una pioggia gelida e sapevo che il giorno dopo avrei trovato un mondo vetrificato, un mondo di gelo. Era sabato e tutto il giorno restai a casa a oziare. In fondo erano mesi che non avevo una giornata libera tutta per me. E così non cercai cose straordinarie da fare alla fine di quell'inverno lungo e freddo. A mano che invecchio, mi accorgo che dopo mesi di vita pubblica ho un impellente bisogno di starmene da solo. Ed ecco allora che uno che per lavoro scia e insegna a sciare, ancora una volta si richiude forte gli scarponi e torna a sciare tutto solo, possibilmente in piste vuote. O ancor meglio, in fuori pista. Quella domenica la voglia di sciare mi si era presentata forte e incontenibile. Essendo primavera inoltrata, gli impianti di risalita erano ormai chiusi, ma le montagne erano ancora ben innevate. Decisi di portarmi più possibile in quota con la macchina. E una volta arrivato, attaccai le pelli di foca sotto gli sci per iniziare la salita. Gli sci non correvano verso l'alto come volevo, e la colpa non era solo delle vecchie pelli di foca poco scorrevoli, ma anche delle mie gambe non allenate a dovere e dei chili di troppo accumulati durante l'inverno. Ma quello che mi disturbava di più non era tanto la fatica, quanto il fatto che la strada fosse già segnata da due scie di altrettanti sciatori che avevano avuto la mia stessa idea, ma erano stati più mattinieri. Non ho mai capito perché a tutti piaccia l'idea di avventurarsi in una zona vergine. Forse è per il senso atavico del possedere per primi. Comunque, quelle scie che all'inizio erano doppie, man mano che ci si alzava di quota e lo spessore della neve aumentava, si ricongiungevano e costituivano un unico binario. E anch'io mi ci infilai dentro per rendermi la salita meno dura. Poco dopo sentii le campane che annunciavano la messa. In quella prima domenica libera sarebbe stata una buona cosa andare in chiesa con moglie e figli, ma ormai avevo fatto la mia scelta. Era bello salire. Mi ristorava la mente. Era mezzogiorno quando mi fermai per una sosta e alzando lo sguardo vidi fra le rocce i miei due non invitati compagni di viaggio. Stavano seduti su due grossi massi. Io non sarei salito fin lassù. La mia idea era di attraversare il costone più a valle per arrivare all'inizio della mia tanto ambita discesa. Questa volta li avrei anticipati. Quando il cuore si rimise a battere regolarmente, decisi che era ora di andare. Dovevo solo infilarmi gli sci, calcare in testa il berrettino con lo stemma del soccorso alpino a cui tenevo tanto e finalmente partire. Erano anni che facevo parte del corpo e ne andavo orgoglioso. Mi diedi una spinta coi bastoncini, mi presentai al bordo del costone, mi fermai. L'attraversamento di quel crinale mi preoccupava, non tanto per la larghezza, quanto piuttosto per come era ripido. Lo consideravo a rischio valanga, ma superati quei pochi metri mi sarei trovato all'inizio di quello splendido pendio. I due escursionisti erano silenziosi, attenti. Sentivo addosso il loro sguardo. Più in là, sulla destra, c'era un cornicione creato dal vento del sud, un enorme cumulo di neve scaldato e modificato da tanto sole. Non mi convinceva.
Quella neve era instabile. Bastava poco per rompere quell'immobilismo. Il taglio del manto nevoso con gli sci o solamente il mio peso su quella massa sarebbero stati sufficienti per far precipitare tutto a valle. Ne ero consapevole. Sentivo, da buon animale di montagna, che c'era nell'aria del pericolo. Molte volte tornare sui propri passi è più da veri uomini. Ma perché non osare? Mi ripetevo. Bene, ero convinto. Pronto per darmi quell'ultima spinta che, se tutto non si fosse incastrato nel modo giusto, mi avrebbe messo nella situazione di dover fare i conti con quella massa di neve che mi avrebbe potuto travolgere, sommergere, forse uccidere. E se comunque fossi riuscito a mettermi in salvo, non sarei rimasto indenne da critiche, visto che tutti mi ritengono un grande esperto di montagna. Non parliamo poi dei miei compagni del soccorso alpino. Proprio lui, che non perdeva occasione per ripetere di non sottovalutare mai le slavine, avrebbero detto. La cautela e l'attenzione fanno la differenza. Poi, certo, il discorso cambia quando devi salvare vite. Il soccorritore in quei momenti azzarda di più e, pur sapendo quant'è pericoloso, va avanti dal punto dove il travolto avrebbe dovuto fermarsi e da lì parte senza tentennamenti, osando e sperando che non gli accada niente, consapevole che la montagna non perdona. Quando i componenti di una squadra del soccorso partono, non immaginano mai di trovare persone già morte e questo fa fare loro corse contro il tempo. Sentono il peso di avere nelle loro mani le vite di quei travolti che possono solo aspettare e pregare che qualcuno arrivi nel più breve tempo possibile. Il più delle volte non è così. Si arriva quando la forza della valanga ha già spezzato quei corpi, sbattendoli contro sassi, rocce, alberi, osseppellendoli e privandoli dell'aria. Qualche volta, purtroppo, persino i soccorritori vengono travolti e muoiono. Quei momenti sono per noi i più tragici. Ci sentiamo tutti coinvolti nella disgrazia. Solo il destino non ci ha fatto essere insieme a loro quando la montagna ha deciso di scrollarsi di dosso dell'altra neve, senza cattiveria. La montagna non è mai killer, non tesse agguati. Lei è lì da milioni di anni e non si cura di chi la calpesta o la viola. Solo chi la conosce bene può capire le sue avvisaglie di pericolo, ma mai la può conoscere fino in fondo. Tutti questi pensieri mi si presentarono in testa veloci. I due che mi stavano guardando dall'alto non ebbero nemmeno il tempo di chiedersi quello che avevo intenzione di fare, che ero già partito, con i laccioli dei bastoncini non infilati nelle mani, in modo che se la valanga mi avesse travolto, li avrei potuti lasciare ed essere libero nei movimenti e con le braccia tentare di stare a galla. Qualche secondo ed ero già a metà crinale. Ancora qualche metro e sarei uscito da quel posto pericoloso. Quando ecco un rumore a tono basso, quasi impercettibile. Guardai a monte e capii che non avrei raggiunto il punto che mi ero prefissato. Continuavo ad attraversare, ma mi spostavo sempre di più verso valle. Ero come su una chiatta di ghiaccio, in un fiume lento, in piena. Girai la testa verso l'alto. Il manto si era frastagliato in lingue di neve e in crostoni che si stavano accavallando uno sull'altro. Tentai di spingere con i bastoncini, ma troppo tardi. Un blocco di neve mi si pose sopra le punte delle sci. Quanto bastava per impedirmi di fuggire? Avrei voluto urlare, ma non mi uscì niente dalla gola. Sentii soltanto il... No! Dei due impotenti spettatori.
Il rumore della neve che scendeva si faceva sempre più forte. Vedevo due lingue bianche in movimento che mi affiancavano, mi superavano lente, prendendomi in mezzo, ma lasciandomi vivo. Ero come nell'occhio di un ciclone. Galleggiavo sopra quel fiume bianco. Ne ero prigioniero. Speravo ancora di uscirne indenne, ma mi ero illuso. Vidi arrivare quell'agglomerato di neve marcia come un'onda. Ebbi solo il tempo di mollare i bastoncini, levare lo zaino e tentare di sganciare gli sci senza riuscirci, che ero sotto. Mi sentii trasportare. Capii che ero con la testa verso il basso. Ero parte integrante di quella massa che scendeva verso valle. Risalii in superficie, quasi rotolando. Fortunatamente, alzarmi lo scaldacollo sul viso e mettermi le mani davanti alla bocca prima di venire travolto aveva evitato che la neve vi entrasse e che quindi soffocassi. Rimasi per qualche secondo a cielo aperto, accorgendomi che gli sci si erano sganciati ed erano spariti. Questa era una buona cosa. Poi sentii che mi si alzavano le gambe così da piegarmi in due e tornai sotto. Respiravo ancora, ma ero tutt'uno con quella neve che si spostava verso valle. Prima ancora che mi fermassi, tutto si susseguì in rapida sequenza. Ronzio, buio, malessere, nebbia fitta, poi un punto chiaro, e poi ancora nebbia, freddo, poca aria, disperazione. Tutta la vita mi passò davanti agli occhi. Non capivo se ero in piedi o a testa in giù, girato verso monte o valle. Ero cosciente, lucido, al punto da maledire il fatto di non essermi fissato al corpo larva, apparecchio così utile, che avrebbe dato la possibilità ai colleghi del soccorso alpino di trovarmi in pochi minuti. Anche se, per dirla tutta, a parte in qualche caso eccezionale, larva serve in genere a trovare più rapidamente dei cadaveri. E questo lo ripetevo spesso a chi si sentiva quasi indenne dai pericoli quando lo portava. Ma ora l'avrei voluto avere addosso e mi sarei accontentato di essere il caso eccezionale. Vedevo qualcosa di scuro davanti agli occhi, forse un sasso, un albero, qualcosa che impediva alla neve di chiudersi ermeticamente attorno a me. Era una fortuna, altrimenti in pochi minuti sarei morto per asfissia. Mentalmente calcolavo il tempo che occorreva per raggiungermi. La telefonata al 118 da parte dei due uomini era già sicuramente partita. L'operatore avrebbe allertato il capozona e questo il capostazione, che a sua volta avrebbe allertato la squadra di reperibilità. Il capo avrebbe chiamato altri soccorritori, forse tutti quelli della valle, e altri ancora, persone forti, generose, che avrebbero rischiato di essere travolte da altre valanghe pur di raggiungermi e salvarmi. L'operatore del 118 avrebbe mandato l'elicottero, prima per trasportare i cani da valanga con i loro conduttori e poi le squadre. Con l'aiuto dell'elicottero tutto era diventato più semplice e veloce. Ci aveva evitato inutili marce in salita con gli sci dal fondo valle, per poi arrivare alla valanga quasi sempre troppo tardi, quando oramai tutto si era consumato. E ora che mi trovavo avvolto nella neve, tendevo l'orecchio per sentirlo, il rumore dell'elicottero, ma niente. Stavo perdendo calore e speranza. La vita mi sfuggiva. Avevo sfidato la montagna decine di volte e l'avevo vinta. Anzi, a dire il vero, lei mi aveva lasciato vincere. Ma ora basta, si sarà detta. Questo tipo non può esagerare. Ma che dico? La montagna non è ingorda di vite. Lei è lì. Sta a noi capirla, rispettarla
e non coinvolgerla in tragiche disavventure. Avrei potuto andare in chiesa quella mattina, come mi avevano insegnato i miei, tutte le domeniche puntuale, per la salvezza dell'anima. Ma perché una religione deve essere imposta col terrore della punizione dopo la morte? Questo credere in un'altra vita è la conseguenza del fatto che l'uomo non vuole accettare che tutto finisca con lui in questo mondo. A che serve aver vissuto per poi morire e diventare cenere? Domande senza risposte. Ma Dio perché non dà segnali forti per farci capire che esiste? Potrebbe palesarsi su una nuvola o spostare una montagna, e invece rimane nel vago. Ha bisogno del traduttore, di chi intuisce i suoi messaggi e ce li spiega. Già, avrei proprio potuto andare in chiesa e pregare. Che poi, pregare. Le preghiere scaturiscono quasi sempre dall'opportunismo. Si prega sempre per qualcosa. Dai ancora un rosario, diceva mia madre. Uno per il nonno e uno per la nonna. Se sono in purgatorio, togliamo loro anni di sofferenza. Ma il Padre Eterno non si stancherà di sentire sempre tutte quelle frasi fatte che arrivano dal basso in così tante lingue? Ah, quanto sono più saggi e pragmatici gli uomini di altre montagne, quelle più alte delle nostre, dove le nevi sono perenni e la vita è molto dura. Le loro preghiere, soffocate cantilene, le affidano a piccoli mulini che l'acqua fa girare, o ancora meglio, al vento, dopo averle scritte su strisce di carta fissate a fili tesi. E così vengono recitate per giorni, mesi, anni, senza che loro perdano del tempo prezioso. Che grande differenza fra questi uomini delle montagne alte e l'uomo tecnologico degli 8000 che vuole sfidare la natura. Sempre più in alto, senza ossigeno, più veloce che può. Magari potrebbe salvare una vita, ma non vuole perdere la sua occasione, non vuole perdere le giornate. I permessi per scalare scadono e non vuole rimetterci i soldi spesi, non vuole perdere la celebrità. Mio padre andava sempre piano in montagna, sempre con lo stesso passo, in salita, in discesa e anche in piano. Tanto sapeva che sarebbe arrivato comunque. Mi aveva svelato il segreto per arrivare sempre dove voleva. Ero bambino e pendevo dalle sue labbra. Se vuoi arrivare dove vuoi arrivare, devi sempre mettere il piede dietro davanti, mi diceva. È un modo magico, un segreto che mi ha insegnato mio padre e a lui suo padre. Avrò percorso più di un chilometro prima di accorgermi che mi aveva preso in giro, ma non gliel'ho mai detto. Mio padre era un vero filosofo della montagna. Era perfettamente dentro la natura. Viveva in armonia con quello che lo circondava, avendo come riferimento quello che gli avevano insegnato i suoi avi e le esperienze tramandate. Un esempio in tal senso è il cosiddetto cesso a tonfo, il cui esistere era parte del cerchio della vita. Una scala dall'interno e una dall'esterno portavano al ballatoio in legno e da lì si arrivava a un minuscolo sgabuzzino dalla rudimentale porta ai nassi. Di fronte alla porta c'era una finestra senza vetro
e sulla destra la spessa panca di larice, con ovviamente il buco. La brodaglia veniva svuotata periodicamente e sempre più o meno nello stesso punto di un grande prato ripido, tutt'altro che comodo. Ora ho capito il perché. Affacciato alla finestra della mia stanza, un giorno fui colpito da quel verde crinale, quello che molti anni fa veniva fertilizzato col liquame del cesso a tonfo, ed ebbi la rivelazione. In primavera quel grasso liquame faceva crescere l'erba prima che in tutti gli altri posti, tenera e verde, irresistibile per lepri e caprioli che, alla luce della luna e lontano dalle orecchie del guardiacaccia, diventavano facili prede per la vecchia doppietta a cani esterni di mio padre. Poi tutto finiva in padella, quasi tutto tornava nel cesso a tonfo e il cerchio della vita era di nuovo chiuso. È la compensazione che fa le regole del mondo, il sereno con la tempesta, la guerra con la pace, il giorno con la notte, i ghiacciai con i deserti, il bene con il male, la ricchezza con la povertà. La povertà. È proprio sfortunato chi nasce povero, al punto che non odia il ricco, ma odia l'altro povero. E quando un povero diventa ricco, odia ancora il povero, perché gli ricorda quando era povero. Molti sono ex poveri e proprio per questo sono spesso i peggiori. Infatti la loro precedente condizione di povertà se la portano sempre dietro, come un vestito logoro che non smetteranno mai di indossare. Sotto tutta quella neve, le fasi della mia vita si accavallavano. Ora pensavo al parroco della mia parrocchia. Mi piaceva quel nuovo parroco. Dopo qualche incontro occasionale davanti al cimitero o quando accompagnavo i miei figli all'asilo, decidemmo di ritagliarci del tempo per confrontare le nostre impressioni sul mondo, sulla vita. Il primo incontro in parrocchia iniziò alle 10 del mattino. Suonai e fu lui ad aprirmi. Non mi ero nemmeno seduto che gli chiesi: che ne pensa se scriviamo un libro insieme sulla fede? Certo, sarebbe bello, mi rispose, ma non ho molto tempo. No, il libro lo scrivo io, ma dopo aver parlato di certe cose con lei. Poi lei lo rilegge e, se va bene, lo pubblichiamo. Avrei già pensato a un titolo: Il diavolo e l'acqua santa. E ovviamente il diavolo sarei io. Fece una faccia come a dire: ma guarda questo. Ho pensato che un trattato ruspante, forse nessuno l'ha ancora scritto, e se non interessante potrà almeno essere curioso. Di una cosa sono certo: uno che sa osservare la natura e, per quanto possibile, la imita e ne segue le leggi, parte avvantaggiato. Poi continuai. Io un'idea di com'è nata la religione ce l'ho. È nata per la voglia di potere in tutte le sue forme, anche le più arcaiche. Basti pensare agli albori della vita umana. Il maschio, il più forte, il più astuto, era ammirato e seguito da tutti. Aveva potere sul gruppo. Era il cacciatore più abile a dominare e imporsi. Ah, come siamo poco diversi dopo migliaia di anni. Ora però non è più il cacciatore il più ammirato e seguito, ma il bello, il ricco, il politico con molto potere. In fondo l'uomo ama la gioia, la vita, il sesso. Però sulla terra c'è molto dolore ed ecco che è nata la religione.
la giusta risposta al disagio dell'uomo in un mondo terreno troppo ostile. Sembravano ore che ero vissuto, ma se lo fossero state sarei già morto per ipotermia. Durante i corsi si consigliava ai membri del soccorso alpino di parlare poco durante la ricerca e mai in modo negativo, perché il travolto può sentire tutto, anche se è qualche metro sotto la neve. Io comunque non sentivo niente che mi facesse capire se qualche essere umano era nelle vicinanze. Gli occhi li tenevo chiusi già da molto tempo e quando avevo tentato di aprirli non ci ero riuscito. Le lacrime, congelandosi, avevano formato una membrana di ghiaccio impossibile da frantumare. Ero cieco. Molte persone vicino alla morte, ritornando poi tra noi, descrivono il famoso tunnel dove si erano già infilati. Senza peso e senza dolore, vedendo una forte luce in lontananza, con una musica dolce e celestiale. Io, quella musica celestiale, quello star bene, non li assaporavo per niente, anzi soffrivo, e quella gamba che mi faceva così male mi confermava che non ero ancora in viaggio per l'altro mondo. Tuttavia, mi resi conto che dovevo pensare al paradiso. Per i miei era stato un punto fisso. Mia madre, poco prima di morire, in uno strano momento di confidenze, alla mia domanda su come immaginasse il paradiso, mi aveva guardato in modo strano prima di cominciare un lungo monologo. Ma come? In tutti questi anni in cui hai frequentato la chiesa, non hai imparato niente. È un mondo più o meno come il nostro, dove non fa mai freddo, ma nemmeno caldo. C'è erba verde ben tagliata e fiori dai mille colori. Lì finiscono tutte le preoccupazioni, tutti si amano e non esistono malattie né sofferenze. Lì ritrovi i tuoi cari che hai pianto e nessuno ti parla di soldi, di preoccupazioni, di cattiverie. Ho lavorato e sofferto tanto nella mia vita e non mi sono mai arresa perché sapevo che un giorno avrei avuto il premio più grande, il paradiso. Ma ci pensi, se non esistesse nulla dopo la morte, che delusione! E tutte quelle preghiere e quelle messe fatte celebrare per accorciare la permanenza dei nostri morti in purgatorio, per cosa? Per niente. Poi concluse il discorso in un modo talmente strano che non mi diede la possibilità di replicare. Ma sei diventato comunista! Il freddo ormai mi attanagliava e la mia pelle era un tutt'uno con la neve che mi imprigionava. Ma come avevo fatto a rimanere travolto? Sapevo che le valanghe sono delle variabili imprevedibili. Perché ero passato in quell'avvallamento? Un camoscio non l'avrebbe fatto. Quante volte ho visto i camosci fermarsi ai bordi di pericolosi canaloni. Sentivano che la neve era instabile, che li avrebbe potuti travolgere, e non li attraversavano. Già, i camosci. Ho sempre sostenuto che il comportamento di un branco di camosci è simile a quello di un gruppo di persone. Anche l'uomo, per star bene,
deve stare in gruppo. Chi si isola o ancor peggio è isolato, vive male. Nel camoscio chi guida il branco è la femmina più anziana, la vecchia nonna, insomma, e il branco è formato da femmine e piccoli che la seguono. Fino a quando, troppo vecchia per guidare il gruppo, lascia il comando a una figlia e si apparta in zone più comode, pascola al sole, si riposa, per poi morire nella miglior sorte nell'aria gelida di un lungo inverno. I camosci maschi, adulti e giovani, vivono insieme per la maggior parte dell'anno. Non vanno al bar con gli amici, ma comunque si isolano dalle femmine fino al periodo degli amori. Ed ecco che all'improvviso, nel momento straordinario della procreazione, perdono la lealtà e si separano, si combattono. Ognuno va per la sua strada e vinca il migliore. Il maschio dominante scaccia i rivali in amore e copre le femmine. E mi sembra di rivedermi quando da giovane, poco esperto corteggiatore, andavo per discoteche in cerca di avventure galanti. Appena agganciavo una ragazza, il bellone del gruppo arrivava e puntualmente me la soffiava. Ma ancor peggio, se lui non la corteggiava, alla fine era lei a chiedermi chi fosse quel bel tipo. Come un giovane camoscio, ho dovuto farmi furbo, raffinare le mie tecniche, stando in paziente attesa in angoli di fumose discoteche, invidiando lo strapotere dei prestanti bulli e non entrando mai in concorrenza con loro. Poi, con pazienza e tenacia, ho avuto la mia fetta d'amore. Come la femmina, anche il vecchio camoscio, ormai sazio di panorami e fresche albe, abbandona per sempre le sue cime e se ne va a morire solo. Ma ho visto camosci che si sono suicidati buttandosi dalle rocce per evitare di essere sbranati dai cani, altri che per colpa dei radenti voli dell'aquila hanno perso gli appigli tra le rocce per precipitare in gole profonde. Ho visto femmine oramai cieche morire nell'ultimo salto, morire così, nel loro integro elemento. Questo mi fa venire in mente quelle persone anziane, non ancora pronte a lasciare le proprie famiglie, a cui hanno dato tanto nella loro vita, rinchiuse in case di riposo, forse anche belle, comode, ma pregne di malinconia. Ogni tanto qualcuno riesce a fuggire e può succedere che lo ritrovino morto, ma con il viso disteso, persino felice, come la femmina di camoscio dopo quell'ultimo salto. Sento che il freddo gelido mi sta avvolgendo. Appartengo senza scampo a questa valanga. Rinuncio anche a tendere l'orecchio. Non sento il girare di pale di elicotteri e forse ormai non ho più voglia di sentire niente. Anche perché so quali sono le conseguenze del congelamento e tante volte è meglio morire che vedersi amputare mani e piedi. Mi rendo conto che sto vivendo la mia morte in diretta. Non ho mai pensato che uno travolto da una valanga potesse avere questa possibilità. Non era questa la morte che volevo. Mai morire in un letto, avevo sempre detto. Avrei preferito lasciare questa terra a causa di una delle cose che mi piaceva tanto fare, e forse avevo anche nominato una valanga piuttosto che un letto d'ospedale. Ma non avrei mai immaginato che in una valanga
si potesse morire così male. Se solo potessi, sposterei le mani dal viso per stringermi forte le orecchie, per creare un filtro a tutto questo fragore. Questo fragore. Lo stesso che da bambino sentivo vedendo arrivare l'elicottero che per qualche grave motivo atterrava sul prato dietro la chiesa. Il cuore mi si mise a pulsare inspiegabilmente forte. Lui aveva capito prima ancora che io realizzassi. L'elicottero era arrivato, era sopra di me. Il cuore mi si spaccava nel petto, ma dovevo stare calmo. Quelle poche energie che mi rimanevano non le potevo sprecare agitandomi. Ancora una volta, impara dalla natura, mi ripetevo. Imitala se vuoi sopravvivere. Fa come i caprioli, quando per giorni e giorni, dopo una copiosa nevicata, stanno fermi sotto le larghe fronde di un grosso albero. Solo io potevo scendere dall'alto con gli sci e piombare loro addosso. E allora, quella volta, il maschio più forte si era sacrificato, saltando da quella profonda trincea. E aveva cominciato a correre nella neve, e io dietro, in quella battaglia impari. Oramai lo vedevo sfinito. Dovevo frenare per non investirlo. Volevo fargli capire che ero superiore. Poi si bloccò in mezzo a una radura e mi fissò con gli occhi pieni di lacrime. Dovetti arrivare a quel punto prima di capire che comportamento sleale avevo avuto. Mi ritirai piano e me ne andai. L'autunno dello stesso anno quel maschio non lo vidi più e capii che quel giorno probabilmente lo avevo ucciso, sfiancandolo con il mio stupido inseguimento. Ed era morto, forse d'infarto o di stent. Aveva fatto un'indegna morte, pensai. Già, e se non mi calmo, farò la sua stessa fine. In fondo, la natura si stava vendicando. Quel rumore insopportabile di aria spaccata si stava spostando e svanì. Ma le voci rimasero e pensai che l'aquila di ferro aveva ripreso il volo per caricare altri soccorritori. Intanto altri ricordi, altri pensieri. Mi viene in mente perfino il mio gatto. Vive con noi da più di 13 anni, da quando lo regalai a mia moglie. Ci stava tutto nelle sue mani messe a coppa e miagolava quando gli parlava amorevolmente. Man mano che cresceva, si faceva sempre più vispo e intelligente e seguiva come un cagnolino lei e soltanto lei. Cominciò a seguire anche me per prati e boschi, forse perché mia moglie nel frattempo era diventata madre e il tempo e l'amore che aveva doveva riversarli in altre direzioni. Quando andavo a pesca nel torrente sotto casa, mi seguiva saltando di sasso in sasso. Era una presenza silenziosa e partecipe alle mie rarissime catture di trote. Oramai sapeva che prima o poi un po' di quel pesce sarebbe arrivato nella sua ciotola, ma stava diventando incontentabile e quella sera aveva deciso di osare. Una bella trota mi si era sganciata già più volte dall'amo. Era molto furba. Mentre pescavo, parlavo al gatto, che era accovacciato su un sasso, come a un amico. E gli dicevo che l'avrei presa quella trota, me lo sentivo. Passarono pochi minuti che la sentì di nuovo la furbetta. Si stava rosicchiando l'ennesimo verme. Attesi il momento giusto e con uno strattone l'agganciai all'amo. Era fatta.
Con un colpo secco la alzai dall'acqua, spostandomi indietro e girandomi per farla cadere sul prato, ma non arrivò a toccare l'erba. Con un salto fulmineo il mio amico, con cui un attimo prima condividevo le mie aspettative, la prese al volo e fuggì, trota in bocca. La frizione del mulinello incominciò a stridere, il filo si stava srotolando veloce. Molela, mostro d'engiat, te la dai, ma non me sbregarvi a tut, gli urlavo il ladino, tanto lui lo capiva. Tutto fu inutile, anche se gli avevo urlato che gliel'avrei lasciata la trota, purché non mi rompesse la canna e tutto il resto. Con un ultimo strattone spezzò il filo e sparì nel folto dei cespugli, immagino soddisfatto. Per un giorno non si fece più vivo, poi tornò a chiedere il solito pasto quotidiano, come se niente fosse. Pensieri ancora e ricordi tramandati. Chi dice che vivere in montagna è una fortuna è uno che montanaro non è. So io come i miei avi faticavano a levare dalla terra quel poco per sostenersi. Mio padre me lo raccontava, come dovevano attaccarsi a pendii ripidissimi per fare sufficiente fieno per quelle due magre vacche, unica ricchezza certa per la famiglia. E come farle poi sopravvivere per 8-9 mesi in stalle buie e umide, ma almeno calde, tanto da diventare salotto per gli abitanti del rione. E poi quanti viaggi si dovevano fare sulla prima neve con quella sgangherata slitta per portare a valle fieno e legna per arrivare alla fine di quel freddo e lungo inverno. I vecchi montanari solo durante l'inverno avevano il tempo di pensare, quando i lavori e la natura si fermavano. Ma i miei genitori non trovavano quel tempo nemmeno d'inverno, sempre troppo di corsa per dare un futuro ai loro 8 figli. Alla sera erano troppo stanchi per meditare e anche per fare l'amore, troppo religiosi tra l'altro per farlo senza immaginare l'arrivo dell'ennesimo figlio. Quand'ecco? Non avrei mai detto che mi avrebbero dimesso così presto. Ero già tornato a casa dall'ospedale. Avevano tutti un grande affare con me, attorno al grande letto, in quella stanza che mi era tanto amica, sempre così luminosa. Ma non capivo perché ora tenevano i tendaggi tirati e quella luce non la facevano entrare. Erano gentili, facevano in modo che nessuno mi disturbasse, parlavano piano e i bambini quando entravano rumorosi nella stanza venivano allontanati. Stavo bene sprofondato in quel letto, non mi ero più mosso, ma non ne sentivo neppure il bisogno. E poi nessun dolore, anche i postumi del congelamento erano spariti. Quante persone venivano a farmi visita e chiedevano a mia moglie sottovoce come era potuto succedere. Io volevo rincuorarli, ma ero troppo stanco per parlarci. Non volevo nemmeno aprire gli occhi. Però erano strane quelle persone. Invece di portarmi qualche bottiglia di marzemino, mi portavano fiori recisi. Sentivo il rumore della carta che li avvolgeva. E poi quell'odore acre, risultato di tanti profumi mescolati, non lo sopportavo più. Sapeva di morte.
Strano però, il vecchio Cristo era stato rimosso da quell'angolo dove era appeso ed era stato posizionato sopra la mia testa. Non capivo il perché. Beh, l'unica cosa che potevo fare era pensare. E allora riandai con la mente al mio ritrovamento. Forza, ragazzi! Forza, non perdete tempo! Dai, che lo troviamo! Queste parole del caposquadra le conoscevo bene. Erano sempre uguali, sempre le stesse. Quante corse, dopo essere stati allertati per l'intervento, per arrivare a casa veloci, cambiarsi, prendere lo zaino, gli sci e poi via all'appuntamento con gli altri soccorritori. Ogni minuto era prezioso. Quando si arriva sul posto, guardi con timore quella lunga e larga lingua di neve e l'affronti, ma senza astio. La vedi enorme e ti chiedi come si possa riuscire a trovare una persona in un così vasto territorio. E un po' ti demoralizzi, ma non ti fermi. I cani da valanga sono già arrivati e l'hanno annusata senza successo. E anche gli addetti alle apparecchiature tecnologiche hanno già fatto il loro lavoro, sperando che il travolto avesse legato al corpo quel piccolo strumento che forse gli avrebbe salvato la vita. Poi viene il nostro turno, con le sonde. Non sembra, ma è un lavoro duro infilare anche per 3 metri quelle aste di ferro nella neve tutt'altro che morbida. Si inizia dove si presume si sia fermato il travolto, ma se non si hanno indizi certi si parte dalla base della valanga e non si deve tralasciare un solo metro, perché nessuno può sapere con certezza dove la neve tiene stretto quel corpo. Molte volte sprofondi fino alla cintola, ma devi uscire da quel buco velocemente per stare allineato ai tuoi compagni e avanzare verso monte. E così per ore, tutti in silenzio. Solo quando la stanchezza ti prende, incominci a pensare che forse stai sondando per niente. Ma non molli. Hai sempre la speranza di sentire sotto la sonda un qualcosa di cedevole che può essere un corpo o almeno uno zaino. Quando sei in mezzo a quei blocchi di neve ghiacciata, hai il tempo di guardare in alto e temere per il distacco di un'altra valanga che potrebbe aggiungere disastro al disastro. Le ore passano. Finalmente una pausa. Si parla e ci si chiede se sotto ci sarà veramente qualcuno. C'è chi telefona, avvertendo che farà tardi o che non potrà essere presente a una riunione. In fondo siamo tutti volontari. Poi con un "andiamo avanti, ragazzi, mettetevi in fila" si riparte e sappiamo già che diventerà notte. Alla fine l'ordine liberatorio: si rientra, la valanga è stata bonificata, non c'è sotto nessuno. Gli sciatori responsabili del distacco si sono fatti vivi. Nessuno è rimasto travolto. E allora li vorresti tra le mani, quei tipi. Ma è molto meglio per loro se non si fanno vedere. Altre volte si sente "trovato. Purtroppo non c'è più niente da fare. Cessato allarme." In tutti i casi sai di avere svolto il tuo compito. E una volta di più ami e temi quelle montagne e ti soffermi a osservare la bellezza opprimente che sprigionano. Sentivo quelle urla di incitamento ovattate. Dai, dai, non tralasciate spazi, forza! Avanti, giù! Avanti, giù! Ordini secchi per dare il ritmo sincronizzato. Sentivo quei rumori cadenzati e sempre più vicini, ma non mi rendevo ancora conto se erano veri o erano nella mia immaginazione. Spalatori! Un grido forte,
Qualcuno doveva aver sentito sotto la sonda qualcosa di morbido, di cedevole e quindi di sospetto. Spalatori! Qui! Immaginavo la squadra di spalatori, sempre dietro ai sondatori, correre trafelati con la voglia di scavare, di cercare, di salvare. Incominciavano a scavare non sotto la sonda, in verticale, ma fuori asse di qualche metro, entrando quasi in orizzontale, facendo un solco su quello che si doveva disseppellire. Se mi avessero individuato, avrebbero proseguito con calma. Forse all'inizio avrebbero visto solo un piede, ma con mosse esperte sarebbero arrivati alla testa, facendo attenzione a non rompere quella bolla d'aria che mi aveva permesso di non morire asfissiato dopo pochi minuti, perché questo è il tempo di sopravvivenza se non hai dell'aria davanti al viso. Noi del soccorso insistiamo comunque nella ricerca per ore, per giornate intere, anche se sappiamo che solo in casi rari il travolto verrà estratto ancora vivo. Dopo non molto... Zaino! Avevano trovato il mio zaino. Non dovevano essere lontani. Sentii che il capo incitava ancora di più i cercatori. Dai, che ci siamo! Avanti! Giù! Probabilmente ero in profondità nella neve. I cani non mi avevano annusato. Non li avevo sentiti scavare né abbaiare eccitati. Avanti! Giù! Li sentivo sempre più vicini. Venivano verso di me dal davanti. Eseguivano un primo sondaggio con delle perforazioni a circa mezzo metro l'una dall'altra. Ma di nuovo mi assalì il terrore di non essere trovato. Se fosse successo, avrei dovuto aspettare un secondo passaggio a maglie strette, forse dopo ore. Avanti! Giù! Li avevo addosso. Sentii qualcosa che mi sfiorava il collo e scivolava giù fra testa e spalle. Era sicuramente la punta arrotondata della sonda. Avanti! Giù! Mi sentii pungere la schiena nel mezzo. Una, due, tre volte. Poi una voce forte concitata. Spalatori! Mi facevano rimbombare le orecchie quelle corte pale che scavavano in modo così rapido. Dopo un tempo che a me sembrò eterno, un urlo. È qui! Lo vedo! Altri due spallatori svelti per il cambio e tutte le altre squadre stiano lontane e si preparino a rientrare. Lo sapevo. Era buona norma e regola lavorare in pochi sull'infortunato per non intralciare. Tutti gli altri dovevano assistere da lontano, silenziosi. Non dimenticate che potrebbe avere delle fratture, continuava il capo. Operate con attenzione. È in ipotermia. Ha perso molto calore. Chiamate l'elicottero. Tra poco siamo pronti. Sentì i due punti caldi sulla carotide, le dita del medico dell'elisoccorso. È ancora vivo. Incredibile dopo tutto questo tempo. Forza, veloci! Barella! Al tre si carica. Uno, due, tre! Riuscii a fare solo un gemito di dolore. Via, via, all'elicottero! Poi rumori di ferri, cinghie che mi fissavano e voci che si parlavano. Trento Bolzano! Te lo dico in volo. Vai, vai, decolla! Ero in volo. Delle persone mi parlavano a pochi centimetri dal viso, con insistenza. Ma perdevo il significato delle loro parole. Non capivo quel... Non mollare! Non addormentarti! Ero così stanco, sfinito, come in quelle lunghe giornate di caccia al camoscio. Già. Quando potrò ricominciare a cacciare? Pensai prima di perdere conoscenza. Credo che il mio modo di cacciare sia il più leale possibile.
Quando si spara, tentiamo sempre di dare morte fulminea, senza dolore. Pensare al mio vecchio fucile mi consola. In fondo non ha fatto un numero esagerato di vittime e in una scala di pericolosità è appena sopra all'arco e alla balestra. È sempre straordinario accorgermi di come mi affascina il comportamento degli animali del bosco. Si dice: vivi la natura, il bosco, la montagna, e scoprirai questo Dio tanto cercato. Non è vero. Scopri la natura e le sue regole. Ad esempio, che tutte le vite sono frutto della stessa terra, che le fa crescere, le fa innalzare verso l'alto, per poi riprendersele quando il ciclo della vita è finito. Il funerale è il momento più importante e intimo che dedichi a chi non c'è più. Ho assistito ai funerali di compagni del soccorso alpino, morti mentre compivano il loro dovere. In quei momenti è ancora più evidente la solidarietà che c'è fra noi. Ci raduniamo tutti in un angolo della chiesa, vicini l'uno all'altro. Lì ti immergi nei tuoi pensieri. Poi ritorni in quella chiesa, richiamato dalla voce del celebrante, e guardi mogli, figli, genitori del tuo sfortunato collega, e apprezzi la forza che emanano, pur immersi nel loro grande dolore. In qualche berlume di coscienza che ancora affiorava mentre lottavo per tornare alla vita, risentivo di nuovo il parroco. Il mondo cadrebbe in rovina senza lo spauracchio della dannazione. Certo, esiste anche la legge fatta dagli uomini, ma l'uomo è corruttibile. Le leggi del Signore, invece, non possono essere aggirate e interpretate come fa comodo a noi. Mi sentivo in pace quando parlavo con il parroco. Le prime volte preferivo incontrarlo fuori dal suo studio. Mi incuteva timore quella parete piena di libri. E così sceglievo luoghi diversi, come il piazzale dietro la chiesa o la strada sotto al cimitero, dove potevamo passeggiare. Lo consideravo un uomo forte nella sua fede. Infatti mi ripeteva spesso: il mistero lo devi accettare così com'è ed evitare di andare troppo in profondità, perché più scavi, più hai da scavare. Io penso di essere normale, anche se a volte mi chiedo se non sono troppo presuntuoso quando, con ostinazione, cerco nelle cose mille perché. Da piccolo, quando andavo a funghi per quel bosco tutto mio, ero alla continua ricerca di posti nuovi. Guardavo sotto gli alberi a fronde basse, alzavo quel sipario con trepidazione e curiosità per vedere cosa c'era sotto. Crescendo, dai funghi sono passato ad altro da scoprire, e non più sotto le fronde degli abeti rossi, ma sotto le gonne vaporose delle donne. Poi ho scoperto il tutto e sono rimasto un po' deluso. Il mistero è una cosa bella, eccitante. E forse quando non c'è più, scema anche l'eccitazione. Da ragazzo cantavo e suonavo con la chitarra le canzoni di quel grande poeta dell'anima che era Lucio Battisti. Anni dopo ho cominciato a usare quelle note e quelle parole per conquistare le ragazze che mi infiammavano il cuore. E ora, dopo una montagna di anni, le ragazze le ho dimenticate e non desidererei nemmeno rincontrarle più, perché sarebbero cambiate. Pensare che erano così belle. Una donna non dovrebbe mai invecchiare. Quei visi, quegli sguardi, li ho persi, ma non quelle canzoni che canto ancora
e continuano a farmi sognare. Finalmente, signor parroco, le faccio la conclusione dei miei pensieri, dissi al prete mentre passeggiavo sul prato dietro la chiesa. Lui era stranamente silenzioso. Dopo qualche passo continuai: mi sono fatto un'idea tutta mia e le mie conclusioni sono... cominciai scandendo bene le parole, ma proprio in quel momento, forse perché troppo concentrato nella spiegazione, inciampai. Quindi feci dei piccoli passi veloci in avanti per riprendere l'equilibrio, situazioni tante volte viste e altrettante volte motivo di risate per chi vi assiste. Ma non ci furono risate su quel viso tondo di uomo rassicurante. Guardai indietro per vedere se eravamo seguiti da altri testimoni della mia ridicola situazione e vidi i miei figli. Secondo me non si erano accorti del mio numero, infatti non stavano sghignazzando, ma continuavano a conversare fra loro. Smisi di parlare al padre. Volevo confidargli le mie conclusioni, ma non davanti ai miei figli, e così mi girai per controllare dove fossero. Li fissavo negli occhi, ma il loro sguardo mi attraversava da parte a parte, come se fossi diventato trasparente, aria in mezzo all'aria. Ma come facevano a non vedermi in quel grande prato pieno solamente di fiori? Ignorandomi totalmente, si avvicinarono al parroco, che chiese: che ci fate qui? Scommetto che siete stati in cimitero. E Angelica di rimando: e tu, parroco, che ci fai qui tutto solo? All'improvviso sentì un grande freddo. Avevano tutti un grande affare con me attorno a quel grande letto. Il vecchio Cristo sopra la mia testa. Quella stanza, sempre così luminosa, perché ora tenevano i tendaggi tirati. Parlavano sottovoce. Chiedevano come era potuto accadere. E i bambini venivano allontanati. Stavo bene, nessun dolore. Ma invece di portarmi una bottiglia di marzellino, mi portavano fiori decisi. Profumi mescolati in quella stanza. Sapeva di morte. Quanto freddo avevo preso, Dio solo lo sa. Ero quasi convinto che il caldo non mi sarebbe mai più entrato completamente dentro e che avrei odiato per sempre il gelo. E tornai all'inizio di questo mio lungo pensiero. Dopo le 10 di sera. Dopo le 10 di sera. Incominciò a cadere. Una pioggia gelida. Sapevo che il giorno dopo avrei trovato un mondo vetrificato. Un mondo di gelo. Odiavo il rumore metallico insistente di quella vecchia sveglia. Sembrava che si animasse di vita propria, spostandosi rabbiosa sul mio comodino. La osservai di traverso, confuso, frastornato, e mi accorsi che il sole era già alto e mi riempiva gli occhi assonnati.
Ora non sentivo più freddo.